Poi torniamo ora a parlare di Carla Del Ponte, che dopo aver recentemente annunciato il suo ritiro dalla Commissione ONU per la Siria è tornata a fare dichiarazioni importanti. In un'intervista alla stampa domenicale l'ex magistrata ha affermato che le prove raccolte a carico del presidente siriano Bashar al-Assad sono sufficienti per condannarlo per crimini di guerra. A mancare, ha precisato la Del Ponte, è però un atto d'accusa. E a questo proposito Carla Del Ponte reputa la Russia responsabile. Il veto sistemico di Mosca al Consiglio di Sicurezza dell'ONU impedisce la creazione di un tribunale internazionale per i crimini in Siria. E questo a sua volta impedisce che ci sia un atto d'accusa formale e una corte che si occupi dei reati commessi sul territorio siriano. Una settimana fa, come dicevamo, Carla Del Ponte aveva denunciato questa situazione di stallo annunciando le sue dimissioni dalla Commissione indipendente d'inchiesta sulla Siria, dimissioni che saranno effettive dal prossimo 18 settembre.